Oggi ci troviamo sempre in una località in Toscana, in una villa denominata la Villa dell'Architetto. Adesso Emilia ci spiegherà brevemente un po' quello che sappiamo di questa villa. Prego. Ciao a tutti. Allora, questa villa non si sa molto, a dire la verità. Ho preso qualche notizia così in rete, viene chiamata appunto la Villa dell'Architetto, è più o meno del 1800. Guardando un pochino la storia, risulta una famiglia dove aveva diversi figli. Una famiglia però che volevano che i figli eseguissero una carriera ecclesiastica, mentre uno dei figli ha optato per quello che voleva fare lui e quindi è andato a studiare, ha fatto delle cose diverse dalla carriera ecclesiastica. Ed è per quello che poi è diventato la Villa dell'Architetto, perché una persona che ha studiato è andata avanti, ha portato avanti la sua passione. È più o meno ferma dagli anni del 1963. Ogni tanto magari qualcuno viene e va, qualcosa hanno fatto, ma non più di tanto, ed ora è in uno stato proprio di abbandono. La vediamo sempre ovviamente sul piano sia di esplorazione urbana e magari proviamo a vedere se troviamo qualcosa riguardante il paranormale. Quindi seguiteci. Ok amici, noi partiamo, rimanete con noi. Siamo entrati all'interno di questa villa. Proviamo prima di qua e poi continuiamo di qua. Comunque amici, ho l'RF accese lì nel K2. Adesso ancora niente. Zero. Anche sensazioni, sono tranquilli. Anche perché mi sa che non esistono leggende, qualcosa particolare. Relativamente comunque sistemata, perché vediamo l'antico, perché comunque lì è antico, con un po' di sistemazione. Ok. E cos'è, da quanto tempo è disabitato questo luogo? Dal 1963 che si è cominciato a essere disabitato. Dei nostri giorni, no, degli anni 80 questo giocato. Secondo me è stato portato da qualcuno. Ma non è detto, ma che è andato qua magari oltre 1963 qualcosa di fa. Hanno preso quel bagno. Solo un bagno. Stellatura anni 60, più o meno gli sparaschizzi. Poi c'era una dispensa. Cos'è vecchio? Perché con quel legno è vecchio. Sì. Peccato le rotte, perché secondo me era molto molto bella. Esatta lucida, fatta che ha perso anche il colore. È una bella cucina, eh. Certo. Fatta su misura. C'è anche l'uscita per i giardini. Ecco, c'è il suo bagnetto personale. No, non è il bagnetto, è la dispensa. La cucina dove mettere i tensivi, quella roba lì.
Io devo andare staccata da parecchio, visto, perché era tutta colorata qua. Poi è venuta via probabilmente. Era tutta rivestita. Era tutta rivestita, sì. Ho trovato anche il termostato per i riscaldamenti. Dobbiamo fare questo pezzettino qua. Sì, sì. Aspetta, anche pensate che sono le porte quelle da salone. Quelle che se te le prendi in faccia. Tipo la lavanderia. Sì, sì. Scaffali. Noi abbiamo trovato già subito il sotterraneo di questo luogo, scendiamo giù e vediamo un po' cosa c'è. Questo è il marmo carsico, come di Monfalcone. Telefono, citofono, scusate, citofono. Ma quanti ne aveva? Hai salvavita antichi? Cazzo, già avanti. Queste sono delle ultime comunque, cioè quelle che ci abbiamo anche noi alla fine. Sì, queste sono ultime. Tu che 1963, sai che era stata usata ancora dopo questa. Ma questi sono vecchi, questi di sotto sono vecchi. C'è il bagno. Ma si esce sul terrazzo fuori. Se facciamo qua dove c'è l'entrata, e poi saliamo. Ok, saliamo su. Comunque adesso qua sempre magari un po' più di qua. Sì. Comunque qua c'era un passamano. Infatti quello che mi rimane. Andiamo. Sento crack. Vabbè, legno, ci sta. Guardate, una libreria, uno studio. Sembra il suo studio. Uno studio, una libreria, boh. Non è messo bene. Sopra, piano su. Un po' di infiltrazione c'è. E vediamo, poi vediamo. Allora che cosa portiamo? Un'eleganza, peccato che ha perso tutto il colore, le cose, si è messa la mostra. L'ho uscito tutto. Sì. Secondo me, amici, quel mezzo ci deve essere una scrivania che era rivolta verso di qua. Guardate anche che dettaglio. Thank you.
RF 0 attività. Emilia idem con il H2. A Milvia, perché io ho provato a salire al primo piano e stava sprofondando il piede dentro alle scale. Purtroppo sono di legno e il mio peso non lo regge. Vi lascio in mano sua. A dopo, amici. Neanche a me fa rumore, però. Non lo so neanche io. Perché mi fa rumore pure a me. Non so che fare, perché boh, un po'. La scendo. Ok, Milvia è ritornata giù perché anche lei ha percepito che era pericoloso. Infatti è tutta fatta di legno, questa scala e anche gli ambienti. Perché già lei, io proprio sentivo il piede sprofondare dentro, sarei caduto giù. Che bello qua! Oh, allora cosa c'è? Ma la sua mano è la sua stanza degli occhi, questa. Poi se ne va, mi manca per le cose. Un via per la carambola. E poi amici. Un bel... Bella st'idea. Una poltrona, una cornice tutta fatta di legno con dentro il camino. Molto suggestivo secondo me nel periodo invernale. C'è anche un libro. Diario scolastico. Ci sono a cantina le bottiglie di vino.
molto molto furba come idea. Questi cose costano niente. I cemeo, ah, 20 centesimi all'uno. Una bella inventiva. Quella ci montate tutti dentro. Sì. E via. C'è una. Quella faccio una foto di qua. Vino 1964. Abbiamo una camera vuota, sul tetto sembrerebbe non tanto male. Qua non mi fido, visto lì, sono fregati tutto. Non c'è più niente, ma sono fregato. Io c'ho un jukebox, c'ho un sacco di roba. La gente... Quello di un anno, che danno tutto, quindi qualcosa rimasto. Perché non si poteva trasportare, non ne fregava niente probabilmente. Ok amici, allora è andata Milvia sul piano superiore perché sempre era molto franoso il pavimento, è andata a vedere ed è completamente vuoto, non valeva neanche la pena. Purtroppo, in base a come l'ho vista io, è stato tutto depredato, cioè è vuota completamente, a parte per queste decorazioni. C'erano decorazioni invernali, di Natale, c'era il jukebox, c'era un sacco di cose che sono completamente spariti, foto, documenti, nulla, è rimasto più nulla qua dentro. Ok amici, mentre stavamo qua abbiamo attivato le bacchette in questo punto che secondo noi potrebbe esserci qualcosa. Adesso Milvia è pronta, procediamo. Allora abbiamo chiesto un attimino senza con la telecamera se c'era una presenza, mi ha detto di sì. Mi ha insegnato un attimino che era la zona vicino al Mauro. Adesso volevo sapere se quindi una presenza è legata a questa villa, se è una persona che è defunta, se sì. Mi allarghi le bacchette per favore, se no me le stringi. Puoi prendere l'energia dalla luce dietro qua, della candela. Me le devi allargare un pochino di più perché non riesco a capire. Ma che rumore? C'è qualche animale fuori. Ma questo rumore qua mi dici dov'è che è? Mi fai vedere dov'è che è? Me lo segni? È lì dove c'è quella finestra lì. È un uccellino che fa questo rumore. Se sì, mi chiudi le bacchette. Sì, è un uccellino quindi. Ok, grazie. Mi apri le bacchette? Non sei una presenza, però non ho capito. Cos'è? Ho visto qualcosa che si muoveva di qua. Nero. Eh? Nero. Anch'io. Ma hai mosso sei tu che ti sei mosso alla mia sinistra? Se sì, me la indichi per favore. Perché ho visto un'ombra, un qualcosa. Mi indichi per favore la sinistra, dove c'è la finestra di qua? Ci dà un compasso. Ci dà un compasso solo, tu.
piccolo. Un'ombra o qualcosa. Un pochino di... prendi un pochino più di energia, fammi vedere se era quella zona lì. Perché io ho visto un'ombrettina. C'è un geco. Ah, ok. Ok, a posto, era quello. Quindi sei attorniato dagli animaletti, ti piacciono? Sì, ti piacciono. Invece hai ragione pure te, guarda. C'hai ragione. Meglio gli animali dei tuoni. Comunque tu eri un essere umano? Se sì, se eri un uomo mi chiudi le bacchette, se eri una donna me le allarghi per favore. Un pochino di più. Ok, eri un uomo quindi. Non oso chiederti se sei l'architetto perché sarebbe un po' troppo. Vogliamo fare la prova? Mettiamo le bacchette dritte, per favore. Grazie. Anche l'altra bacchetta, se me la prendi un pochino. Allora prendi l'energia che ti serve e dimmi, ma sei l'architetto? Il figlio che poi alla fine ha realizzato il suo sogno, che ha studiato? Se sì, mi chiudi le bacchette, per favore. Disturbo più ora. È veramente una bella casa la tua casa, eh? Sei in mezzo alla natura, sei in mezzo agli animali, mi sa che ti piacevano tanto gli animali. Quindi ti lasciamo alla tua casa, nella tua dimensione, e noi restiamo nella nostra, nella terza. Prima o poi vedremo anche noi la quarta. Per adesso ti ringrazio tanto, se ti ha fatto piacere la nostra visita, mi piacerebbe che tu chiudessi le bacchette. Prendi pure l'energia che ti serve. Ancora un pochino se riesci. Grazie mille, ti ringraziamo davvero tanto. Allora se puoi posizionare le bacchette noi ti salutiamo e lasciamo questa casa tranquilla. Come siamo venuti, noi ce ne andiamo, non portando via niente, ma nel caso portando qualcosa. E tu ci hai donato comunque qualcosa. Grazie mille. Ok, abbiamo fatto le bacchette e siamo riusciti a captare un qualcosa. Comunque, secondo una nostra intuizione, questo qua era il posto preferito dove il figlio del proprietario gli piaceva stare. Aveva il suo biliardo, il suo camino, secondo me lui era la sua stanza, lui stava sempre qui, la sua stanza degli hobby. Niente ragazzi, ci vediamo dopo per la conclusione. Ok amici di Urbex e Oltre, eccoci qua per la conclusione. Allora, cosa possiamo dire di quello che abbiamo visto qua dentro? Allora, gli ambienti sono molto molto belli, soprattutto nell'eleganza, nel legno, nello studio. Poi maggiormente mi è piaciuto molto anche l'altra dépendance con il biliardo, il camino molto particolare che non ho mai visto mai, cioè non ho mai visto un camino di quelle fattezze. Mi spiace che non siamo potuti andare sopra perché era veramente pericoloso, io ho provato a salire ma proprio il piede mi stava sprofondando nella scala, quindi prima di cadere sotto ci siamo fermati. Ho provato anche Milvia che pesa molto meno di me e anche lei ha sentito muoversi sotto di sé, quindi abbiamo rinunciato ad andare al secondo piano qui. A livello invece ragazzi paranormale, allora, strumenti non hanno dato nessuna attività, zero, RF, K2, niente.
Abbiamo provato a fare le bacchette nella stanza dove c'era il biliardo, che secondo il mio, e anche non so se anche il tuo punto di vista, secondo il mio punto di vista, è il posto che chi risiedeva là dentro gli piaceva stare lì. Era la sua stanza degli hobby, in cui passava la maggior parte delle giornate a svagarsi, a divertirsi come un suo rifugio. Quindi secondo noi era un posto in cui questa entità poteva essere, poteva sentirsi a casa. E quindi, provando con le bacchette, abbiamo avuto un'interazione. Adesso lascio la parola a Milvia per spiegare a lei il suo punto di vista di questa esplorazione barra indagini. Prego. Allora, la villa è proprio bella. È bella, è messa nel verde, è grande. L'unica cosa che non c'è proprio più niente, portano sempre via tutto, mannaggia, io non so se rubano. Spaccare no, perché poi alla fine se spacchi le trovi le cose. Qua hanno proprio portato via tutto. Quindi mi domando poi perché, vabbè, pazienza. È bella, è stata bella anche la dépendance, perché quella dove c'era almeno qualcosina abbiamo trovato. Sopra, secondo me poi alla fine non c'era niente, quindi il rischio magari di cadere, anche no, grazie, ho lasciato andare. Abbiamo provato a fare le bacchette, prima senza la telecamera, proviamo un attimino, prima ho acceso sempre la candela con l'incenso e ho provato a vedere con le bacchette, hanno interagito, dopodiché ho fatto delle domande. Ora, un'entità era presente, ho esagerato chiedendo ma sei l'architetto, mi ha risposto di sì. Non penso che dicano non verità alla fine, può darsi di sì, può darsi che magari non era lui, magari era un'entità legata comunque alla casa. Voglio dire, secondo me di sì, poteva essere comunque lui. Probabilmente era legato anche agli animali, perché c'erano un momento in cui c'era il cinguettio dell'uccellino, l'ha indicato, poi abbiamo visto una specie di ombra, dopodiché è uscita questa specie di geco lucertola. Magari poteva essere lui che faceva vedere che era in quella posizione tramite questo animaletto. Secondo me comunque in pace, tranquillo, magari ogni tanto si fa la sua cappatina qua, qualche ricordo. Come sempre aggiungo un pezzo del puzzle a tutto quello che faccio. E quindi per me rimane sempre un'esperienza positiva, sempre. Ok amici, detto questo, noi come sempre vi ringraziamo di aver seguito il nostro video e ci vediamo qua per un'altra avventura solo qui su Urbex e Oltre. Ciao amici, ciao. Alla prossima. Ciao a tutti amici di Urbex e Oltre, eccoci con la lettura per quel che riguarda la villa dell'architetto, villa del 1800, che parla proprio di questa persona che ha studiato ingegneria ed architettura e quindi ha costruito questa bellissima villa. Allora, io per iniziare ho preso una carta dei miti greci ed è uscita la carta di Crono, che ci parla di cicli quindi della vita. Crono è il figlio di Gaia e di Urano, padre di Zeus e di molti degli dei dell'Olimpo, titano del tempo, della fertilità e dell'agricoltura. Tutti temiamo la nostra mortalità, ma dobbiamo abbracciare i nostri cicli. Infatti Crono aveva paura di essere spodestato da uno dei suoi figli ed è per quello che lui li divorava tutti. Però alla fine non c'è stato verso, i cicli dovevano andare avanti, non doveva avere paura della sua morte. E così alla fine è stato spodestato proprio da suo figlio Zeus. Ora, con i tarocchi abbiamo avuto un qualcosa di particolare. Questi tarocchi sono un po' particolari perché sono i tarocchi di Aleister Crowley. Ed abbiamo una regina di spade, il diavolo e l'imperatrice. Abbiamo due arcani maggiori e un arcano minore. Ora, con la regina di spade, che qui vediamo intronata sopra le nubi, rappresenta proprio la chiara, consapevole percezione dell'idea, la liberazione quindi della mente. Denota una persona molto determinata e dal carattere forte e severo. E più o meno è quello che corrisponde proprio a questa persona che ha costruito questa bellissima villa.
La carta centrale è la carta del diavolo, quindi un arcano maggiore che a volte incute anche, mette un po' di timore. Questa carta rappresenta l'energia creativa nella sua forma più materiale e quindi il pieno apprezzamento di tutte le cose esistenti e l'energia mascolina al suo massimo. È una carta proprio di energia, di fare le cose, di realizzare. E dalla parte appunto di sinistra, quindi al suo passato, a questa regina di spade che non si pone problemi, lei va avanti, se c'è da recidere, recide, è impulsiva, fa le cose che vuole fare, comunque con razionalità, perché comunque ha il mentale dentro, le cose le fa pensare. Alla sua destra ha l'imperatrice. La carta ci parla quindi di una continuità di vita, non c'è stacco fra luce e oscurità. L'imperatrice indica quindi fertilità, intesa come propensione ad avere delle idee costruttive che possono portare a risultati molto positivi. E difatti vediamo che alla fine Lorenzo è riuscito, nonostante ad avere questi impedimenti che volevano fargli fare un'altra carriera, a fare quello che lui voleva e quindi a diventare uno studioso di architettura e ingegneria. Quindi ha fatto in modo che il suo ciclo continuasse, non si fermasse, andasse avanti, ha costruito quello che lui voleva. Cioè, dice appunto anche questa carta dell'imperatrice, questo stacco fra luce e oscurità, perché comunque anche il diavolo potrebbe essere intesa come una carta di oscurità e quindi di portare alla luce anche quello che è oscuro, proprio per poter andare avanti. E sono dei buoni consigli anche per noi, quindi essere determinati, di creare le cose se vogliamo creare, di andare avanti, di non porsi limiti, di essere come una regina di spade, posta davanti a tutto pur di andare avanti anche con la sua spada, ma di andare avanti in una creazione, in un qualcosa di creativo, quindi in un ciclo continuo, il ciclo appunto di Crono. Sono delle belle carte, devo essere sincera, perché alcune volte magari sembrano carte magari un po' non tanto belle, difficili da interpretare, invece qua tutto ci parla di una creazione. Una creazione con una carta centrale che parla molto di mascolinità, è proprio maschile, ma affiancata ai suoi lati da due carte femminili. Oltre a femminilità, intesa proprio come femmina di persona, e femminilità come elemento interno, quindi anche l'uomo per poter riuscire nel suo equilibrio, alla fine deve avere l'esatto equilibrio sia maschile che il femminile, che lo porterà quindi ad andare avanti sempre di più. Questa era la mia lettura per quel che riguarda la villa dell'architetto. Vi ringrazio a tutti e vi aspetto con la prossima lettura. Arrivederci, ciao ragazzi!